Bentrovati. Oggi cercheremo di affrontare un tema particolare, la qualità del padre spirituale, la qualità del soggetto che viene diretto spiritualmente, e poi vedremo alcuni momenti della direzione spirituale, cioè il rapporto che sussiste tra il direttore spirituale e il diretto spiritualmente. Allora, anzitutto, la qualità del padre spirituale. Nella Chiesa dobbiamo dire che non esiste un servizio o un'organizzazione pubblica di direttori spirituali. La maggior parte dei più grandi direttori spirituali della storia della Chiesa, quali per esempio Santa Caterina da Siena oppure Sant'Ignazio di Loyola, non hanno mai ricevuto un incarico ufficiale da parte di nessuna autorità. In genere è la comunità stessa cristiana che scopre i direttori spirituali e soprattutto quelli validi. E in genere essi non si propongono, non si fanno avanti, ma attendono che loro vengano scoperti dalla comunità. Comunque, il fatto che i sacerdoti e i religiosi e le religiose siano in qualche modo identificati come dei leaders in campo spirituale, bene, questo può far sì che essi vengano richiesti come direttori o direttrici spirituali. Per cui è necessario conoscere quali devono essere le qualità di un buon direttore spirituale per poterlo scegliere e poi potersi affidare a lui. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare che il direttore spirituale è per sua natura un educatore. Questo è un concetto cui io do molto risalto, nel senso dell'educere, cioè del portar fuori. Il direttore spirituale è colui che con arte anche maieutica è in grado di portare fuori da colui che dirige o dal diretto le qualità migliori spirituali che lo facciano camminare in un cammino di santità e quindi che lo mettano in un rapporto sempre più approfondito nei confronti di Dio uno e trino. Quindi, un buon direttore spirituale è un educatore e deve esserlo anche ad alto livello. Egli deve quindi essere il tipico modello di persona integrata, integrata nel tempo, nello spazio, nelle relazioni, integrata dentro, quindi deve aver risolto tutte quelle pregressioni che contraddistinguono ogni uomo e ogni donna. Deve essere una persona matura che sa leggere le situazioni a partire dall'esperienza, dalla sintesi esperienziale che la contraddistingue, quindi non solo ed unicamente emotivamente o affettivamente e nei casi più disperati affettatamente, ma è colui che sa con maturità interagire con il diretto. Deve essere una persona anche ricca di risorse umane e spirituali, quindi deve avere una certa esperienza, un'esperienza pratica, un'esperienza teorica, quindi deve avere una dimensione ortopratica che sia di livello. Ma soprattutto un uomo, una donna in grado di comunicare con gli altri per agevolarne il cammino spirituale, quindi la capacità comunicativa, immediata, empatica. La relazione empatica con l'altro deve essere ricercata all'interno di un direttore spirituale, deve esserci per far sì che il direttore lo sia fino in fondo. Per cui, affinché la direzione spirituale sia proficua, è necessario che ci siano nel direttore spirituale alcune condizioni imprescindibili. Allora, innanzitutto, la prima, la maturità umana. Questa è una prima condizione ed è indispensabile che il direttore o la direttrice spirituale siano persone mature umanamente. Esse non possono aiutare un fratello o una sorella ad accostarsi
a vivere con equilibrio la propria vocazione, qualsiasi essa sia, ad accettare le contrarietà della vita e ad avere una visione adulta della realtà, se prima sia il padre spirituale che la madre spirituale non ha fatto questo lavoro su di sé, su se stesso o su se stessa. I padri dicevano: si sanctus es ora pro nobis, si prudens dirige nos. Cioè, se tu sei santo, allora prega per noi. Se sei un uomo prudente e maturo, allora guidaci. Chiaro allora che si può comprendere come e quanti danni può provocare un direttore spirituale o una direttrice spirituale non equilibrata. Il direttore spirituale dunque deve essere capace di improntare dei rapporti interpersonali improntati alla comprensione, alla tolleranza e alla bontà. Quindi capace di comprendere, quindi prendere con sé, portare dentro, tollerare le differenze che sussistono tra il direttore e il diretto, ricordandolo, dirò più avanti, che la direzione spirituale non è una relazione peer allo stesso piano, ma è una relazione dove uno dirige e l'altro si fa dirigere. Quindi non è sullo stesso piano, ma c'è un up e un down, dove il diretto si accosta al direttore con obbedienza, ma soprattutto con desiderio di poter fare l'esperienza spirituale che lo porti a sviluppare quello che è il suo rapporto con Dio in maniera sempre più approfondita e incarnata. Tollerante dunque nelle differenze e buono la bontà, per essere così dono per l'altro o per l'altra. Si deve ricordare che questo dato, cioè quello della maturità umana, che si dà attraverso la capacità comprensiva, la capacità di tollerare, la capacità di portare la bontà, il benessere, in senso spirituale e umano all'interno della persona, deve essere unito alla santità di vita della persona che guida. Quindi è assolutamente fondamentale, in quanto è inevitabile, che uno trasmetta all'altro quello che è, che il direttore spirituale sia anche un uomo che cammina verso la santità. È vero che noi andiamo all'altro per quello che siamo, trasmettiamo all'altro quello che siamo, la ricerca che siamo, la sintesi del rapporto che abbiamo con Dio. È chiaro che se vado all'altro in una maniera non composta, immatura, frammentata e con, come dire, anche delle pregressioni irrisolte, trasmetterò tutto ciò a colui che io sono chiamato a dirigere, o colui che si lascia dirigere da me. Bene, per questo, strettamente alla maturità vi è anche la santità di vita, come dicevo. E non si può chiedere agli altri di fare ciò che non abbiamo ancora iniziato a fare noi. Un uomo cammina santamente quando esperisce sulla propria vita quella che è l'esperienza di Cristo, ma non può chiedere al diretto di vivere l'esperienza di Cristo se su di sé prima non l'ha vissuta. La santità implica questo. L'essere santi, cioè l'essere cristiani convinti, cristiani che hanno un desiderio verso il trascendente fino ad arrivare al mistico, impone un'esperienza concreta, spirito, anima e corpo, di quella che è la volontà di Dio su di sé. E quindi alla maturità si unisce anche la santità di vita, cioè la sintesi esperienziale trascendente che l'uomo porta in sé nella relazione con Dio. La mancanza di santità chiaramente rende impossibile la pratica della virtù, necessarie, queste virtù, all'esercizio del mandato di guida.
Chiaramente non si richiede che il direttore spirituale sia un santo in senso stretto, ma almeno che sia seriamente e realmente impegnato in un cammino di conversione e di santificazione personale. Dunque, il direttore deve, oppure dovrebbe essere, quello che la tradizione cristiana chiama uomo di Dio. E ciò lo si diventa mediante un cammino serio di preghiera e di vita evangelica. Quindi, pregando il nostro Dio e attestando nella storia l'Evangelo che porto dentro di me. Quindi, ecco, le prime due caratteristiche, condizioni imprescindibili che devono essere presenti all'interno del direttore spirituale e che devono essere ricercate dal diretto. Quindi la maturità umana, la maturità esperienziale, la santità di vita, cioè la tensione alla trascendenza che parte da una maturità umana risolta, concreta, esperita, verificata, che fanno diventare di quest'uomo un uomo di Dio, cioè un uomo che fa un cammino serio di preghiera e di vita evangelica, cioè che cerca in tutte le maniere di declinare il Vangelo di Cristo nella storia, costituendosi come testimonianza di questo messaggio evangelico. L'altra condizione è la scienza. Il direttore spirituale deve avere almeno una conoscenza di base dei meccanismi spirituali e anche psicologici, per evitare di fare la confusione tra ciò che inerisce la spiritualità e ciò che inerisce invece la natura psicologica. Inoltre, come abbiamo già detto, egli agisce in nome della Chiesa, la volta precedente, quindi ha un esercizio ecclesiale. Perché? Perché la direzione spirituale fa crescere il diretto, ma il diretto è all'interno di una comunità, quindi se un componente della comunità cresce, anche la comunità ecclesiale ha la condizione di crescita. Per cui, agendo in nome della Chiesa, il direttore spirituale dovrebbe far leva sul sapere che la Chiesa accumula, sul sapere che la Chiesa ha accumulato nel corso della sua plurisecolare esperienza. Quindi conoscere bene tutte quelle che sono le esperienze storiche di direzione spirituale, quali sono le esperienze e le sintesi metodologiche di tale direzione spirituale. Quindi deve conoscere in profondità quali valori forti e quali valori perenni della fede deve far interiorizzare ai suoi diretti, per cui deve disporre di una solida cultura teologica. Dovrebbe oltretutto conoscere e familiarizzare con i metodi di perfezione maturati nel corso della storia della Chiesa e della spiritualità, continuare a verificare su se stesso. Perché questo? Perché altrimenti si genera un pericolo. Il pericolo è il seguente, cioè il pericolo in mancanza di una conoscenza dei metodi e della storia passata è quello di fare ricorso alla propria esperienza personale, che non sempre è la via migliore e che per quanto ricca possa essere è sempre limitata, perché non accede immediatamente al confronto con l'esperienza ecclesiale magari. Per cui si potrebbe correre il rischio di creare delle persone ad immagine e somiglianza propria, invece che di creare persone ad immagine e somiglianza di Dio. L'altra condizione, oltre alla maturità umana, alla santità di vita e alla scienza, è l'esperienza. Quello che è veramente importante nella direzione spirituale è l'esperienza. Essa, al di là della maturità e santità di vita, al di là anche della scienza, è soprattutto un'arte che si acquista con un lungo esercizio dell'intelligenza e dello spirito critico. Quindi un direttore spirituale deve avere dentro di sé uno spirito critico, cioè non può
cogliere tutto come buono. Deve saper distinguere criticamente ciò che vuole e ciò che è utile da poter consigliare al proprio diretto. E quindi necessita anche un esercizio dell'intelligenza, la capacità di intelligere, cioè di portare dentro la storia dell'altro che è stata raccontata, su quella storia farci delle sintesi ben definite, confrontarle con altre esperienze oppure con un'antologia di esperienze, di casi già incontrati, e su questo confronto sviluppare uno spirito critico in modo tale da poter approfondire quella che è l'immagine della persona che gli si pone dinanzi e fare in modo che quell'immagine, che si presenta in tutta certamente la sua umanità e nel suo desiderio di voler essere sempre più somigliante a quella di Dio, possa crescere in questa direzione ultima. Dunque è un'arte quella dell'esperienza. Essa si impara poco poco, non si nasce imparati, direttori spirituali, si impara con pazienza e umiltà, tenendo presenti sia eventuali successi che eventuali fallimenti. E dico sempre anche ai miei seminaristi, i fallimenti sono necessari perché si cresca spiritualmente. Se fossero tutti successi non sarebbe vero il cammino spirituale, perché il fallimento ti impone uno spirito critico sulla tua ipseità. E quindi ti impone di poter ritornare su determinate metodologie applicative che magari sono state applicate erroneamente o analisi del sé che non sono state corrette perché non confrontate con la realtà circostante, con l'esperienza ontologica che ti precede o che ti sta a fianco. D'altro canto però questo non deve scoraggiare, il fatto che ci possono essere dei fallimenti non deve scoraggiare nella maniera più assoluta. Una volta acquisiti i requisiti di base, è giusto cominciare senza timore. L'esperienza arriverà col tempo, gradualmente, eventualmente nei casi dubbi si può consultare un direttore spirituale già sperimentato. Quindi, come dire, anche i direttori spirituali hanno un supervisore, con quale si confrontano, magari portano il racconto del diretto per il quale vogliono confrontarsi, cioè certamente tutto nell'anonimato. L'altra condizione è la capacità di guida. Con questo nome facciamo riferimento a una serie di atteggiamenti necessari a una proficua direzione spirituale da parte del direttore. Anzitutto il senso di paternità. Per essere capace di guidare una persona è necessario il senso di paternità. Il senso di paternità che si dà a partire dal fatto che uno quando diventa padre, quando dentro di sé diventa non solamente biologicamente, per quello possono diventarlo tutti, ma padri dal punto di vista dell'integerità della persona, lo diventa quando incomincia ad avere una buona sintesi di vita, quando comincia a conoscere bene il valore della vita e la possibilità di destare la vita a partire dalla sua esperienza, di educere la vita su cammini trascendenti a partire dalla sua esperienza criticamente confrontata con altre esperienze e teologicamente riferita all'incontro con Dio. Quindi il senso della paternità è questo, cioè la capacità di sentirsi datore di vita, procreatore di vita, capace di instaurare nuovi rapporti con l'altro che lo conducono al rapporto col totalmente altro, che è Dio. Certamente il senso di paternità si manifesta attraverso, potremmo dire, anche tre caratteristiche. La caratteristica della benevolenza, prima di tutto, quella della dedizione e della dolcezza. Cioè, un padre spirituale deve essere capace di benevolenza, cioè di volere il bene per il suo diretto, cioè il meglio per il suo diretto. La dedizione, cioè dedicarsi anima e corpo alla vita che gli è stata consegnata,
dolcezza è la caratteristica umana che assumono quelle persone che sono in un rapporto fondato, duro, chiaro con Dio, la dolcezza. Il soggetto deve capire che si sta lavorando per il suo bene. La direzione spirituale, che può provocare anche delle crisi, deve comunque portare il diretto a capire che si sta lavorando per il suo bene. E quindi si adottano magari anche delle scelte che possono anche non piacere, ma che sono fatte a partire da un confronto previo e proposte proprio perché ritenute utili alla continuità nel cammino del soggetto diretto in quel momento. D'altro canto, bisogna evitare anche le esagerazioni, cioè un'eccessiva benevolenza che comporta colloqui troppo lunghi e frequenti può provocare ricerca di consolazione e lusinghe. In genere i padri spirituali si danno, come anche gli psicologi, si danno delle tempistiche. Un colloquio spirituale non deve andare agli oltre 40 minuti, 45, perché poi diventa verbosità pura, cominciano a ripetere le stesse cose e non c'è più originalità dialogica. Quindi il direttore spirituale deve avere anche quella fermezza e dire: è passato il tempo, punto, ci fermiamo qui, riprendiamo la volta seguente. Perché il colloquio deve avere un tempo non esageratamente lungo per far crescere il desiderio del diretto di voler riprendere quel discorso, di voler riprendere quel lavoro su se stesso. Quindi non dare il tutto come qualcosa di scontato che poi alla lunga perde di valore. Inoltre è necessaria, oltre al senso di paternità, la discrezione e la pazienza. Il direttore cioè deve adattare i consigli e le esortazioni alle condizioni del soggetto, alla sua capacità di iniziativa e di risposta. Sostanzialmente, prima di fare delle proposte, bisogna ascoltare bene il diretto, la persona che chiede di essere diretta. Quindi ci vogliono parecchi colloqui dove il diretto racconta la sua esperienza di vita, la sua esperienza di fede e dove vengono annotate tutte quelle utili informazioni che permettono di abbozzare inizialmente un quadro generale della vita di lui, per poi pianino col tempo affinarne i colori, affinarne le figure per far diventare sempre più colorato il quadro ultimo della vita del diretto, che è essere il quadro, l'immagine e somiglianza che Dio ha immesso dentro di lui. Se vogliamo, l'immagine è un po' anche quella, se non vogliamo uscire dall'immagine bidimensionale, potremmo anche prendere in considerazione l'immagine tridimensionale, cioè il lavoro del direttore spirituale è il lavoro che potrebbe fare uno scultore su un blocco di marmo, gradualmente. Vede quello che c'è dentro e pian pianino con gli strumenti e le metodologie fa in modo che compaia sempre di più quell'immagine del sé del diretto, che è l'immagine somiglianza di Dio che il diretto pensa di avere o sente di avere, ma ancora non vede attestata nella storia, nella sua testimonianza. Quindi il padre spirituale ha questa capacità, questa finalità. Molte volte può giungere anche lo scoraggiamento del diretto e sta al direttore comunicare la pazienza necessaria per andare avanti. Quindi, ecco, la pazienza a volte ce ne vuole tanta, perché ci sono persone che si scoraggiano immediatamente oppure che sono resistive a quelle che sono resistenti alle proposte che vengono fatte. Molta pazienza, perché le cose vengono bene se hanno un tempo medio-lungo, le cose che invece sono corte non hanno un grande valore. Quindi anche nella direzione spirituale ci vuole pazienza, bisogna patire perché il risultato lo si ottiene insieme.
Spesso è anche necessaria la fermezza, cioè il padre spirituale non deve aver paura di, con fermezza di proporre un determinato tipo di esperienza oppure correggere il diretto spiritualmente su un determinato tipo di andamento spirituale che ritiene non corretto. Se da un lato quindi non si può chiedere troppo, dall'altro bisogna stare attenti però a non chiedere troppo poco. Quando il diretto si mostra riluttante di fronte a certi sacrifici o scelte necessarie, bisogna essere decisi nel spingerlo al bene. Un altro aspetto importante è dato dalla rettitudine di coscienza. Che cos'è questa cosa? Rettitudine di coscienza. Il direttore di coscienza deve guidare il soggetto solo ed esclusivamente per la gloria di Dio e per la sua santificazione. Dicevo prima che il diretto spiritualmente non deve assumere l'immagine e somiglianza del direttore spirituale, ma deve scoprire l'immagine e somiglianza di Dio che è in lui. Il direttore spirituale deve portarlo a ciò. Pertanto bisogna vigilare da quel sentimento di gelosia e possessivismo che si maschera da affetto spirituale e che può degenerare in atti e gesti suscitati non da amore spirituale, ma da vera e propria concupiscenza. Ci sono dei direttori spirituali o direttrici spirituali che con il loro diretto sviluppano sentimenti di gelosia. Nel momento in cui il diretto spirituale fa una confidenza, l'altro padre spirituale o l'altro confessore mi ha detto una cosa, questi mostrano gelosia e mostrano possessivismo. Ecco, questa è la maniera più sbagliata di dirigere una persona. Vuol dire che non si riesce a mantenere l'equilibrio dentro di sé, vuol dire che c'è un'affettazione generale dei rapporti, vuol dire che l'affetto spirituale nei confronti del diretto spirituale non è vero, ma è probabilmente concupiscenza. Inoltre, deve esserci anche la praticità. Un buon direttore spirituale sa che ci vuole una direzione appropriata e progressiva. Cioè, il direttore spirituale dice, dovrebbe dire solo ciò che è necessario e non si stanca di ripeterlo finché serve e sa adattare i consigli alla peculiarità dei singoli soggetti. Quindi non consigli che dimostrano una sottostima del soggetto e neanche consigli che dimostrano una sovrastima del soggetto. Che sia nell'uno che nell'altro caso, questi consigli risulterebbero essere deleteri. Inoltre, quindi, sa adattare i consigli alle peculiarità dei soggetti, quindi vuol dire che deve conoscere quelle che sono le peculiarità del singolo soggetto che si dirige. Infine, per essere un buon direttore spirituale, si deve sviluppare un senso sano di ascolto attivo. Quindi l'ascolto deve essere attivo, non una passività, ma un'attività vera e propria, cioè cercare di mettersi in ascolto accorato, attento, intelligente della persona che mi sta parlando. Chiaramente non è da tutti, non tutti, ci sono delle persone che sono proprio negate all'ascolto, non hanno neanche l'ABC dell'ascolto, hanno tante altre qualità. Quindi questo per dire che non tutti possono essere buoni padri spirituali. Già quando incontrate un sacerdote, un religioso che non sa ascoltare, evitate di chiedere di fare il vostro direttore spirituale, perché sarebbe un disastro. Sanno fare il direttore spirituale chi sono in grado, per dono soprattutto, di ascolto. E questa credo che sia una delle componenti più importanti nella direzione spirituale. Cosa significa questo, l'ascolto attivo? Anzitutto avere la capacità di regalare del tempo alle persone. Decido che a quella persona dedicherò 45 minuti del mio tempo. 45 minuti del mio tempo devono essere dedicati ad un ascolto
attivo di lei. Quindi non pensare ad altro, ma essere di fronte alla persona con tutto il suo mondo, con tutti i suoi racconti, di fronte anche ai suoi problemi, ma soprattutto essere di fronte a una persona che ha la volontà di crescere nella fede, perché la direzione spirituale, come dicevo già la volta scorsa, ha la finalità di far crescere la persona alla santità, ad arrivare a raggiungere un rapporto con Dio che sia sempre più istruito, più fondato, più gioioso, più vero, che faccia diventare diretto, capace di comprendersi e viversi come immagine e somiglianza di Dio. L'ascolto empatico è qualcosa che si impara, soprattutto con l'esperienza e con la preghiera. Non è qualcosa che io posso imparare dai libri. Si impara con l'esperienza e con la preghiera. E rende capace di cogliere tutti i messaggi che la persona sta dando durante il colloquio, sia quelli verbali che quelli non espressi verbalmente, ma che alla fine sono altrettanto importanti dei primi, cioè il padre spirituale che ha sviluppato ascolto attivo, quindi rapporto empatico vero con la persona, è capace di capire, decifrare, sintetizzare quelli che sono i messaggi attivi, cioè verbali, i messaggi non attivi, i silenzi che la persona vive in quel determinato momento. In genere i silenzi sono l'attore di grandi verità anticipano quelle che sono delle dimensioni di mistero all'interno della persona per la quale si fa ancora fatica a portare alla luce. Se queste sono le qualità del direttore spirituale, ci sono delle qualità che ineriscono al soggetto che vive la direzione spirituale, cioè il diretto spiritualmente. Quindi accanto, potremmo dire che accanto alla arte del dirigere, vi è quella non meno importante del farsi dirigere. Se infatti è raro trovare dei bravi direttori spirituali, è ancor più raro trovare persone che si lasciano veramente dirigere. Per cui, soffermiamoci ora su quali devono essere le qualità del soggetto che cerca la guida, perché essa sia più proficua possibile. Allora, innanzitutto ci sono due caratteristiche che ritengo fondamentali per l'esperienza proprio personale. Innanzitutto la docilità della persona. Una persona docile è una persona che sa portare dentro il messaggio che l'altro gli propone. Una persona che sa rimettersi nell'obbedienza ad un'altra persona che ha scelto come guida, che ritiene essere capace di poterla condurre allo scoprimento della sua immagine. Ma anche, oltre alla docilità, anche la docibilità, cioè la capacità di lasciarsi insegnare, a portare dentro l'insegnamento, capire che non basta la buona volontà, ma ci vuole anche l'esercizio, quindi il fare metodologicamente esercizio. Quindi queste due componenti sono fondamentali, la docilità e la docibilità. La capacità di accogliere nell'obbedienza le indicazioni date e la docibilità, la capacità di portare dentro gli insegnamenti ricevuti, accogliere gli insegnamenti ricevuti. L'altra grande caratteristica è la rettitudine. Anzitutto, ciò che deve spingere la persona a cercare un padre spirituale è solo l'intenzione, la volontà ferma di diventare più santi di quello che si è. Non si cerca un padre spirituale per risolvere i propri problemi esistenziali. Si cerca un padre spirituale perché si desidera crescere nella santità, diventare più santo di quello che si è. Cioè,
cercare e riconoscere sempre di più attraverso il padre spirituale che funge da specchio di fronte a me, quella che è la mia immagine che Dio ha immesso in me, l'immagine mia, immagine e somiglianza di quella di Dio. L'accompagnamento spirituale in realtà non può essere considerato solo una forma di amicizia, guai al mondo se fosse questo, perché se essa ne facilita l'inizio, poi ne ostacola la profondità, perché c'è un legame di affettività, ci sono delle pregressioni amicali che difficilmente si riescono a superare. Oserei dire mai, mai e poi mai scegliere come direttore spirituale un amico. Deve essere una persona che io reputo all'altezza, ma al di fuori dall'alveo parentale oppure amicale originario. È una persona nuova, con la quale mi sento libero di dire cose, che non conosce tutto già a priori, ma che attende che io racconti la mia vita e quindi che anche lei venga messa nella condizione del mistero che promana dal racconto che io faccio di me come persona diretta. Si deve altresì ricordare che il rapporto che sussiste tra il direttore e il diretto spiritualmente non è un rapporto alla pari, questo l'ho già detto prima, non è un rapporto alla pari. Il direttore è colui che ha la situazione sotto controllo ed è lui che detta le regole. Se questa cosa non viene garantita, non c'è direzione spirituale. Lo dice anche la parola. Direzione spirituale vuol dire che c'è qualcuno che dirige. Ti dirige, altrimenti è confronto spirituale, è dialogo spirituale, ma non è direzione. Quindi non è una relazione peer. Non è disponibile per ogni tipo di richiesta, ma solo per quelle che fanno davvero crescere. Non si deve quindi cercare tanto un amico nel direttore spirituale quanto qualcuno che possa dare un'opportunità di crescere nella santità, in quanto in questo caso l'amicizia può facilmente scadere in un semplice incontro di confidenze reciproche su argomenti di nessuna importanza. La rettitudine poi quindi è fondamentale per riconoscere continuamente dal direttore una mediazione di Dio che deve essere accolta con gratitudine, ma anche con responsabilità e rispetto. Cioè il direttore spirituale che ho scelto e che ha accettato di dirigermi spiritualmente, lo devo vedere come un dono che Dio mi ha fatto e quindi devo essere grato perché costui ha detto di sì nel potermi condurre spiritualmente. E devo accettare quel dono con responsabilità e con rispetto, perché quella direzione spirituale ha in sé una finalità che va oltre a un dialogo normale, amicale con altre persone. Mi fa crescere quella direzione spirituale, mi deve far crescere nel cammino di santità. Abbiamo visto la volta scorsa la differenza tra quella che potrebbe essere la direzione spirituale, la confessione, la direzione spirituale, la psicoterapia. La direzione spirituale conduce appunto ad un cammino di santità. Un'altra caratteristica, un'altra qualità del soggetto diretto, quindi abbiamo detto la capacità, la rettitudine, la docilità e la docibilità, un'altra è la concretezza. Non si deve presumere che la persona a cui si chiede l'aiuto debba essere necessariamente il maestro ideale. No, in genere non è mai così. Non è mai così. Nessuno, cioè, deve andare in cerca del veggente carismatico dotato di potere di divinazione. Questo non è il direttore spirituale. Purtroppo tanti fanno così, no? Prendono delle lucciole per lanterne.
Il direttore spirituale non è il veggente di turno, carismatico, quel che sia che fa divinazione, ti raccomando. Il direttore spirituale è uno che metodologicamente, esperienzialmente, porta dentro di sé una sintesi di vita spirituale e la propone al diretto spiritualmente per farlo crescere nella santità, cercando di non trasmettere immediatamente il suo modello, ma il modello che Dio fa passare attraverso di lui perché possa arrivare al diretto. Quindi non c'è nessuna divinazione. Se ci sono dei padri spirituali che hanno tendenze divinatorie, lasciateli perdere. Non stanno applicando un metodo, cioè non sono all'interno di una comunione spirituale della Chiesa. Portano se stessi, non portano invece la comunione con l'esperienza saggia della Chiesa stessa. In genere, per consentirgli di consigliare ed orientare un padre spirituale, è necessario che egli si esponga a questo padre spirituale tutto il problema con sincerità. Cioè, un padre spirituale, prima di darmi dei consigli, deve avermi conosciuto profonditamente. Non può dirmi ancora prima che parlo quello che io sarò e quello che diventerò. Questa è divinazione. E non dico di che tipo. In ogni caso, si deve ricordare che egli non può decidere il proprio posto. Ecco, il padre spirituale serio non deciderà mai al posto del diretto. Dà delle stimoli, dà delle soprattutto deve dare delle provocazioni che magari portano il diretto ad uno stato d'animo ultimo, perché lo deve mettere alla prova fino in fondo per farlo crescere, ma non deve scegliere per il diretto. Perché il diretto deve raggiungere quella illuminazione tale che proviene per grazia e per mediazione del direttore spirituale, che lo rende capace di prendere delle decisioni concrete per la sua vita trascendente in Dio. Un'altra qualità del soggetto deve essere la sobrietà. In genere, perché la direzione spirituale sia veramente utile, è necessario seguire queste due regole. Allora, innanzitutto non dire tutto ciò che passa per la testa, ma solo ciò che serve davvero per la propria crescita. Quindi vuol dire che uno deve prepararsi. Il direttore spirituale, la direzione spirituale deve farmi crescere spiritualmente, quindi devo fare una certa purificazione interiore, la posso fare preparandomi della preghiera, che mi illumina su quello che io dovrò dire al padre spirituale, pregare anche per lui perché si è illuminato. Inoltre è sempre meglio chiedere meno consigli e sforzarsi di mettere in pratica quelli che si sono già avuti, perché in genere ci sono delle persone che continuano a chiedere consigli, consigli, consigli. No, incominciano a mettere in pratica quelli dati. Nel momento in cui vedrò che quei consigli che ti sono stati dati li hai portati a compimento e hanno indotto nella tua vita spirituale di diretto una trasformazione, una Pasqua, un passaggio che ti ha fatto salire di un gradino verso la scala sulla scala della santità, e allora magari qualche consiglio in più si può dare. Ma se non c'è la testimonianza pratica dell'applicazione dei consigli già dati, allora è meglio non darli e neanche chiederli. Spesso accade che i soggetti che più parlano sono quelli che meno obbediscono. Questa è una regola che viene dai manuali, ma anche che viene dall'esperienza pratica mia. Le persone verbose, eccessivamente verbose, sono quelle persone che stanno mettendo davanti tante parole perché non vogliono dire alla fine chi sono. E quindi fanno un circolo di parole. Vanno a Roma per passare da Milano, ecco, capite che non ci troviamo più. Tante parole poi confondono, stufano, appesantiscono quella che è la direzione spirituale e fanno solamente della grande confusione. Quindi uno dei criteri da applicare nella direzione spirituale, soprattutto ad opera del soggetto diretto, è la sobrietà delle parole. Poche parole ben chiare, non tante parole confuse, non servono. Poche parole chiare. Si possono avere anche degli attimi di silenzio, dicono più,
momenti di silenzio al direttore spirituale di tante parole aggiunte per dare giustificazioni inutili, tante cose, tanto siamo tutti uomini e donne, le esperienze ci accomunano, c'è chi li risolve prima, c'è chi risolve dopo, c'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo, però tutti siamo chiamati ad arrivare ad avere, a scoprire qual è la nostra, quale che sia la nostra immagine di Dio in noi. Un'altra caratteristica è l'umiltà. L'umiltà è, potremmo dire così. Per trarre vantaggio dalla direzione spirituale ci vuole una grossa dose di umiltà, soprattutto quando l'orgoglio viene ferito e porta a pensare che il direttore non ha capito la nostra situazione, forse è meglio cambiare, quante ce ne sono. Il direttore spirituale non ha capito chi sono nella realtà. Il direttore spirituale non comprende i miei drammi. Il direttore spirituale non capisce che io ho fatto quel determinato tipo di esperienze, allora no, lo capisce, ma ti provoca perché tu quell'esperienza la superi e non resti vincolato a quell'esperienza per sempre e non lascia che quell'esperienza vissuta nel passato continui a determinarti la vita di oggi. Questo fa, quindi ti provoca e fa bene se ti provoca. In genere si dovrebbe cercare non tanto la consolazione quanto l'illuminazione interiore, cioè un diretto che cerca nella direzione del direttore spirituale solo e unicamente la consolazione dovrebbe andare magari non dal direttore spirituale, ma da un buono psicologo o da un amico o da una persona cara. Ma la direzione spirituale è altro. La direzione spirituale ha come finalità, lo ripeto, far crescere la persona nella santità, far crescere la persona, l'ho detto la volta scorsa, nella illuminazione interiore che ti porti a comprenderti come creatura ad immagine e somiglianza. Potremmo dire così: più umiltà c'è da parte di chi si fa dirigere, più frutti porta la direzione spirituale. E arriviamo ora, queste sono quindi le caratteristiche del direttore e del diretto. Arriviamo ora, una sintesi rapidissima, ai momenti della direzione spirituale, cioè il rapporto che sussiste tra il direttore e il diretto. Innanzitutto, quali sono questi momenti del rapporto? La prima è la scelta, l'inizio, devo scegliere il direttore spirituale. Quindi il rapporto della direzione inizia con la scelta del padre spirituale. Esso, abbiamo detto, deve essere scelto non in base alla simpatia o alla presunta bravura, ma in base all'aiuto concreto che ci dà ad amare di più il Signore. Quindi vuol dire che io il direttore spirituale non lo scelgo dopo 2 volte che l'ho visto. Lo scelgo come direttore spirituale minimo dopo 2 o 3 anni che lo frequento. Dopo 2 o 3 anni che capisco che quello è un uomo di Dio che mi fa crescere, che tutte le volte che mi parla mi fa nascere dentro un desiderio di approfondire sempre di più il mio rapporto con il Signore. Questa è la criteriologia per scegliere un padre spirituale. Perché se questa non si dà, se è il padre della consolazione, la consolazione avviene anche in altri ambiti, semplicemente nel dialogo amicale con lo stesso sacerdote oppure stesso religioso. È meglio non farsi ingannare, ecco, un'altra regola è questa, non farsi ingannare dall'affinità di idee, di mentalità o di sensibilità. Io scelgo quel padre spirituale perché ha le mie stesse idee, perché pensa come me e perché ha la mia stessa, lo vedo sensibile come me su determinati tipi di argomenti. Ecco, questa è la più grande, il più grande inganno che uno possa avere. Oppure anche potrebbe essere anche questa, il comune indirizzo, pastorale o teologico, ha la stessa teologia di base, come me. Penso che possa aiutarmi, bene perché, ci troviamo in tutto. Queste caratteristiche che all'inizio possono essere,
rimedi, ogni vincolo, alla fine banalizzano quello che è la direzione spirituale, no? Potrebbero creare addirittura un'atmosfera di plagio o creare un clima di sufficienza o di tolleranza. In genere, quando la scelta è dettata da motivazioni rette, nasce un senso di filiale rispetto e affezione, che dimostrano la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una mediazione di Dio. Cioè, ho scelto quell'uomo, quella donna, quel religioso, quella religiosa, quel sacerdote, perché sono anni già che lo conosco, perché quando lo sento parlare, lo vedo agire, lo vedo nelle sue attività pastorali, mi trasmette un senso di Dio e mi fa capire che è capace di mediare il passaggio della volontà di Dio per me. Questa deve essere la condizione della scelta. E tutte le volte che ci sto insieme, capisco che dentro di me cresce sempre di più il senso di rispetto e di filialità. Queste sono le due condizioni fondamentali. Se la scelta è valida ed è vera, il diretto nei confronti del direttore spirituale sviluppa in genere appunto filialità e rispetto e affezione. Allora, questo è il primo momento, ma c'è anche, se io lo scelgo, il direttore spirituale, c'è anche il mantenimento. Se il rapporto è buono tra direttore e diretto, vi sono necessariamente dei momenti difficili. Se il rapporto non è buono, non ci saranno mai momenti difficili, ma vuol dire che quella non è direzione spirituale. Un direttore spirituale deve essere in grado anche di provocare nel diretto momenti difficili, che fanno comprendere di essere di fronte a dei momenti di verità che bisogna affrontare. La verità fa male, lo sappiamo, e il direttore spirituale, proprio perché deve suscitare maieuticamente la verità dell'uomo o della donna che ha di fronte, deve provocare anche stati di difficoltà, magari anche stati di dolore. Ma perché? Ma perché è chiamato a far diventare quella persona che dirige sempre più vera e sempre più determinata nell'ascesi. Quindi, se una direzione spirituale non sviluppa momenti di difficoltà, lasciate perdere, non si sta crescendo, oppure non vivetela più come direzione spirituale, ma un semplice rapporto amicale con una persona consacrata, una persona anche laica, preparata, ben preparata, che è chiamata anche a fare un servizio di direzione spirituale, ma che io non sto vivendo perché tra me e quella persona evidentemente non ci sono le condizioni basali, concrete, perché la direzione si dia a tutti gli effetti. Non c'è poi direttore spirituale che prima o poi non causi una certa delusione. La causa potrebbe anche essere dei suoi limiti, ok? Un direttore spirituale vero provoca delusioni nel diretto spiritualmente, eh? Provoca perché il diretto deve essere messo a contatto con il limite suo di diretto, ma anche a contatto del limite del direttore spirituale, perché il direttore spirituale, lo ripeto, è una mediazione, non è Dio in persona, quindi ha dei difetti in quanto uomo, e quindi l'accettazione del limite del direttore spirituale nella sua positività rende ulteriormente vero il rapporto tra direttore e diretto e viceversa, perché sennò si corre il rischio che il direttore spirituale venga idealizzato, e se una persona viene idealizzata non va bene la direzione spirituale. La direzione spirituale vede nel direttore spirituale un mediatore, e il direttore spirituale ha come finalità far crescere il diretto nella immagine e somiglianza. Non smetterò mai di dirla questa cosa, perché è il concetto fondale della direzione spirituale, altrimenti si fanno confusioni. Se il direttore spirituale provoca delle delusioni, non ci si deve fermare. Questo deve diventare sprone a fare meglio.
sprone a dire che quello è veramente il mio direttore spirituale, che non mi dice quello che io vorrei sentirmi dire, ma mi dice soprattutto quello che non vorrei sentirmi dire per rendere vera la mia vita. Quindi questa è la strada, la cosiddetta strada del disincanto, della verità di sé, quindi il superamento di tutte quelle che sono le barriere emotive che sono date dai sistemi difensivi primari e secondari e quella che rende vera la persona di fronte alla storia, di fronte a Dio. Ma se allora c'è la scelta, c'è il mantenimento, ci può anche essere l'eventuale cambio. Si può arrivare a un certo punto che il direttore spirituale debba essere cambiato perché ha dei limiti, mi può condurre fino a un certo punto, poi magari c'è bisogno di un altro direttore spirituale o direttrice spirituale che mi può far fare un altro salto. Allora, è necessario fare un grosso sforzo, anzitutto affinché il direttore spirituale non venga cambiato sic et simpliciter. Soprattutto finché fa del bene. Sono delle persone che cambiano spesse volte il direttore spirituale, ma lo cambiano perché non si sentono dire quello che vorrebbero sentirsi dire. Cambiarlo per motivi non spirituali, mi sento di dire, è una sconfitta. Però cambiarlo perché le esigenze della direzione spirituale le esigenze della direzione spirituale sono dure, è una catastrofe. Il cambio, però, ci può farlo e va fatto se vi è alla base un disagio basato su un fondato motivo che impedisce l'apertura di coscienza. Se io già dall'inizio vedo che le cose non vanno, non riesco ad aprirmi, non riesco a parlare con il mio direttore spirituale. Basta. Vuol dire che nel mio discernimento della scelta, quella persona non la conoscevo fino in fondo, l'ho idealizzata, quindi ho scelto una figura idealizzata non concreta e quindi non riesco a dialogare, perché nessuno di noi riesce a dialogare concretamente con l'ologramma. Ma riesci a dialogare con una persona concreta e questo è già un primo passo del discernimento, il capire che si è sbagliato il padre spirituale, allora lo si deve cambiare in questo caso. Lo stesso si deve fare se vi è incompatibilità di carattere o pochezza interiore della guida. Queste sono due condizioni dicono si dovrebbe neanche arrivare a una roba del genere. Io lo capisco subito se c'è pochezza interiore e c'è incompatibilità di carattere. La scelta di una persona che è incompatibile caratterialmente potrebbe anche subentrare dal fatto che c'è stato l'amico che mi ha detto di scegliere quel padre spirituale, perché magari è lo stesso padre spirituale dell'amico che mi ha indotto alla scelta, ma questa è la scelta più sbagliata che si può fare. Non devo scegliere un padre spirituale, una madre spirituale perché ce l'ha anche il mio amico, che, di quale ho una grande stima, perché siamo due persone completamente diverse. Allora ecco che si può essere davvero, nel momento in cui si inizia la direzione spirituale, la scoperta dell'incompatibilità caratteriale tra il direttore e il diretto, perché la scelta è erronea già dall'inizio. E da ultimo la perdita nel rapporto. Da direttore diretto, il momento della direzione spirituale c'è la scelta, c'è il mantenimento, c'è l'eventuale cambio, ma c'è anche la perdita. Se si perde il proprio direttore spirituale, ci si deve anzitutto domandare se ciò è avvenuto per colpa propria o per colpa del direttore, o per colpa di circostanze che non ho ancora ben chiare. Poi ci si deve dar da fare per cercare un'alternativa. Il direttore può avere colpa perché può essere caso banalissimo, cioè io sto facendo una direzione spirituale con un religioso, ecco, e sono 4-5 anni che sto facendo direzione spirituale, mi trovo benissimo, quel religioso viene spostato in un'altra nazione. Basta. La perdita del padre spirituale non è voluta, è indotta.
dovrò farmene una ragione, ma in questo caso dovrò attivarmi perché la direzione spirituale prosegua in altra maniera. Se risulta difficile, non bisogna scoraggiarsi pensando di aver perso tutto. Basta metterci una buona volontà. I direttori spirituali veri sono, è chiaro, sono difficili da trovare e non tutti danno la disponibilità perché magari sono già oberati di lavoro e di persone da dirigere. Però ecco, nel momento in cui uno si perde, non bisogna perdersi o scoraggiarsi, chiedere soprattutto al Signore che questo dono di un padre spirituale, di una madre spirituale possa essere ritrovato. Ora ci fermiamo qua, prossima volta parleremo del discernimento spirituale e poi magari se ce la facciamo anche del cosiddetto discernimento degli spiriti. Ciao, un abbraccio a tutti.